Va bene, adesso passiamo alla presentazione delle aziende che hanno superato il corso per operatore di fattorie didattiche. Allora, partiamo in ordine alfabetico, una breve presentazione, un saluto, cioè non è un obbligo. Chi vuole presentare? Ovviamente è una presentazione che non deve durare più di 7 minuti, altrimenti qua facciamo mezzanotte. Allora dico una cosa. Le aziende, i nominativi sono questi: Astone Rosalba, che è della zona di Lentini Carlentini, Brancato Concetta, idem, zona di Lentini, Calleri Raffaella, zona di Noto, Cassarino Salvatore, Agriturismo su Modica, Coglitore Silvia, Allevamento Asini, dietro l'angolo qua di Palazzolo. Cusumano Antonino, dov'è Cusumano? Ah, scusa, in primo film, zona di Lentini. Di Pasquale Giuseppe, che non è presente, zona di Noto, sì, Vendicare, per l'esattezza Vendicare. Fiducia Elvira, che non vedo qui su Palazzolo. Alfina Leone, la signora è di Lentini, sì, l'ho vista poco fa. Sarcià Manuela e Sarcià Rosario, che sono papà e figlia, hanno un agriturismo su Canicattini Bagni, però zona territorio di Noto. Bene, di questi chi vuole presentarsi, chi vuole prospettare alla collettività il proprio progetto di fattoria didattica? Ora, prima che vadano via, io intanto voglio ringraziare chi è stato qui stasera presente. Sì, chi vuole iniziare per primo? Iniziamo io. Ok. Allora, la Brancato Concetta e Cusumano Antonino. Ovviamente questo è un esempio di un ipotetico percorso didattico che le aziende pensano di... È come se le aziende si presentassero in una scuola e dicono al referente scolastico: noi avremmo da proporre alla scuola questo percorso, questo progetto. Buonasera a tutti. Allora, io sono Antonino Cusumano, Tony per gli amici, e presenterò un percorso. Intanto l'azienda si chiama, noi l'abbiamo denominata Ciricò, che è il nome della nostra contrada, dove appunto risiede l'azienda. Che si trova tra il territorio di Lentini e Carlentini. Infatti l'azienda si trova all'interno di una cava che è stata scavata dallo scorrere del torrente Sant'Eligio, dove nasce in un percorso tutto terrazzato, quindi con la presenza di muri a secco, dell'antico sistema delle saie, nasce questo agrumeto che è lì da circa 90 anni e che, diciamo, la famiglia principalmente di mia moglie, adesso insieme, ha curato per 3 generazioni, cioè suo nonno, suo padre e adesso noi, iniziando come mezzadro e poi man mano riuscendo a comprare la proprietà e quindi a continuare comunque a curare questi agrumi. Ah, principalmente noi abbiamo la varietà Moro, Tarocco e Mandarino. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo il Moro, che è una varietà di arancia rossa che ormai sta andando a scemare, perché molti hanno innestato invece con altre varietà, molti hanno innestato adesso il Navel come varietà per un puro uso commerciale. Invece io ci tengo a tenerlo
proprio perché è una di quelle varietà che sta scomparendo, come l'arancio vaniglia, che noi abbiamo ancora qualche pianta e quest'anno continueremo a innestarne ancora, proprio anche per continuare questo ricordo, perché io faccio un mercatino a Siracusa del contadino e molte persone anziane, quando vedono arancio vaniglia, si fermano e iniziano a dire: mamma mia, ma da quando è che non lo vedo? Ah, lo voglio, lo prendo, e fanno di tutto e continuano a venire a comprarlo, perché per loro non è più un arancio, è un ricordo, è un qualcosa che loro hanno nel cuore, hanno nella loro mente e che vogliono mantenere. E nello stesso tempo, come lo è per quelle persone anziane, è bello che sia anche per le nuove generazioni, che forse quell'arancio non arriveranno neanche a conoscerlo, diciamo. Allora, le finalità del mio percorso sono sensibilizzare i giovani, partendo dai bambini, io parlo di giovani, ad un approccio meno superficiale con l'agricoltura. Quindi parlavamo appunto che vanno sul mercato e vedono il prodotto sul bancale e dicono: ah, la mela nasce dall'albero, la melanzana nasce dalla piantina e i suoi prodotti, così da poter puntare ad un'alimentazione più sana e genuina, per distinguere qual è la differenza tra la melanzana mangiata a dicembre e la melanzana mangiata a luglio. Che la melanzana mangiata a dicembre nasce all'interno di una serra che può meno essere riscaldata, che ha presenza di concimi quasi del tutto chimici, perché comunque il supporto che bisogna dare alla pianta deve essere più concreto nel periodo di mezzo invernale, mentre nel periodo di luglio c'è il sole che la fa bella e la fa buona. Poi far conoscere la tradizione acumicola del territorio, i suoi prodotti e i metodi di coltivazione. Come vi ho detto, la nostra è un'azienda principalmente acumicola, quindi far conoscere come le arance venivano coltivate nel nostro territorio, come venivano commercializzate e i metodi appunto come venivano prodotti. E approfondire la conoscenza sulle arance in generale, quindi la distinzione dell'arancia a polpa rossa e arance bionde, e concentrarsi appunto sull'arancia a polpa rossa, che è, diciamo, in generale presente nella nostra azienda. Gli obiettivi appunto sono conoscenza della tradizione degli agrumi e della loro storia, conoscenza delle caratteristiche del frutto e distinzione tra le differenti varietà, riconoscere le arance a polpa rossa e le loro proprietà, e imparare a curare un albero di agrumi. Perché dico imparare a curare un albero di agrumi? Perché, vabbè, nel periodo invernale noi facciamo raccogliere il frutto ai bambini, però nella mia mente c'è anche far capire anche come si cura, quindi la potatura, come si capisce dove tagliare un ramo senza far male alla pianta, senza danneggiarla. I destinatari, come dicevo, del percorso a spasso nell'agrumeto, ho detto che possono essere ragazzi a partire da 8 anni, poi ovviamente ma a partire da 80 anni, infatti ho detto, non ho voluto mettere limiti d'età. Come vedete nella foto, questa è l'azienda dove c'è questa strada che è un piccolo sentiero, che principalmente erano tutti agrumeti, e qui in basso a destra c'è anche una gerbia, quindi per la raccolta dell'acqua che veniva usata poi per l'irrigazione, per caduta si sfruttavano appunto tutti i terrazzamenti. La metodologia. Allora, i metodi usati saranno la narrazione, quindi io immagino camminando per questo sentiero e raccontare ai ragazzi come si viveva l'agrumeto. Quindi i lavori che si facevano, fargli notare la presenza dei muri a secco, quindi come si realizzavano i muri a secco, anche perché gran parte delle pietre della realizzazione dei muretti che vedranno sono state intagliate nella roccia della proprietà stessa, perché ci sono all'interno della proprietà delle grotte che appunto sono scavate a mano, cioè c'è la grotta principale e poi ci sono i segni delle picconate. C'è anche un pozzo scavato a mano con una galleria profonda che scende fino a dove allora mettevano il motore, che in questo momento è chiusa per motivi di sicurezza, perché sicuramente io ho la curiosità di entrarci, però me l'hanno impedito con un catenaccio. Ma spero presto di aprirla e constatare la sicurezza comunque del luogo.
L'esperienza manipolativa, appunto la raccolta del frutto e, come vedremo dopo, anche la trasformazione in una semplice insalata d'arance, che però può essere anche, cioè che richiama comunque anche la tradizione. È il gioco. Il gioco perché sia all'inizio che alla fine, che durante tutto il percorso, spero che per i bambini, i ragazzi, sia un gioco questa passeggiata, non sia una semplice un discorso dove io dico a loro e loro stanno zitti ad ascoltare, come ci hanno anche insegnato durante il corso, che il dottor Punzolo ci faceva notare la differenza tra didattica e educazione. Quindi dove la didattica è dove il bambino viene visto come un foglio bianco, invece l'educazione dove, diciamo, in maniera magnetica deve partorire l'insegnamento e il bambino stesso. I contenuti, tra un po' di più, saranno le origini degli agrumi e il loro arrivo in Sicilia, quindi partendo dall'India dove nasce, diciamo, la prima pianta d'agrume con l'arancio amaro, fino ad arrivare da noi in Sicilia con gli arabi. E quindi anche i metodi che loro ci hanno dato per la coltivazione e anche per la successiva commercializzazione, perché inizialmente l'arancio veniva visto solo come una pianta ornamentale che veniva usata nei giardini, invece poi successivamente, appunto poi da lì il termine giardino quando si parla di agrumeto. I metodi di coltivazione antichi e moderni, facendo vedere sia l'impianto di irrigazione con le saie, mettendo in funzione anche delle piccole saie, facendogli vedere la caduta dell'acqua e l'utilizzo della conca, che è ovviamente il sistema di irrigazione presente, che è quello che usiamo principalmente con i tubi e gli spruzzi a goccia, e come distribuiamo l'acqua per far sì che la pianta assimili al meglio l'acqua che noi gli diamo, anche perché nel tipo di terreno in cui è presente l'agrumeto, essendo molto leggero e sabbioso, l'utilizzo dell'acqua deve essere corretto per permettere per non far sì che la pianta soffra la siccità, soprattutto nel periodo estivo. Arancia rossa, le caratteristiche e le proprietà, quindi come distinguere, che è molto semplice, un'arancia rossa e un'arancia bionda, e comunque parlare soprattutto delle sue proprietà, perché ormai si sanno che le arance rosse, grazie alla presenza degli antociani, comunque sono un aiuto sostanziale contro le malattie come i tumori e altro. La programmazione, accoglienza dei giovani in azienda, presentazione attraverso il gioco della ragnatela. Ragnatela perché? Perché il ragno è un insetto utilissimo all'interno degli agrumeti, perché aiuta comunque a combattere i parassiti, quindi afidi e altro. E si fa con un semplice filo di lana, passandolo al compagno e presentandosi. Poi la passeggiata lungo il sentiero dell'azienda, dove sosterremo nelle varie tappe per avere dei brevi cenni sulla storia degli agrumi e per vedere i segni del passato all'interno dell'agrumeto, i muri a secco, dei terrazzamenti, il sistema di irrigazione con saie e conca, e in alcuni punti ancora funzionante. Vedremo più da vicino un albero e raccoglieremo i suoi frutti vedendo le differenze tra le varietà. Breve pausa con degustazione dei prodotti dell'azienda, marmellate, scorzette candite e giochi liberi. L'arancia in cucina, parleremo delle proprietà dell'arancia rossa e come usarla in cucina. Prepareremo una tipica insalata d'arance. Le arance utilizzate saranno quelle che i ragazzi raccoglieranno durante la passeggiata. Valuteremo poi la giornata trascorsa insieme con il gioco Appiccica l'impressione, dove i ragazzi scriveranno l'impressione, quello che li ha colpiti di più principalmente durante il percorso, lo appiccicheranno su un cartellone che potranno portare poi con sé a scuola, comunque per avere sempre il ricordo della giornata trascorsa insieme. Lo staff sarà composto da due operatori, l'operatore A che accompagnerà i ragazzi lungo il percorso, che sarò io, insieme alla capretta, alla bambina, poi li vedremo, e l'operatore B che seguirà i ragazzi durante i laboratori, che sarà mia moglie. Poi i costi per la partecipazione al percorso sono di euro 5 a persona, comunque il prezzo molto non sapendo, esclusi gli accompagnatori. Si consigliano scarpe chiuse e un abbigliamento comodo, si prega di comunicare eventuali intolleranze e allergie, ma anche la presenza comunque di ragazzi che hanno comunque degli handicap, che sono diversamente abili, anche perché durante il percorso ci sono comunque dei percorsi, dei sentieri che possono praticare anche loro. Grazie per l'attenzione, queste sono le mie figlie che ci aiutano anche loro in azienda. A presto, grazie.
Sì, a proposito delle bambine, il dottor Punzolo mi ha fatto ricordare, noi le portiamo, io le faccio giocare con gli animali, non metto limiti, infatti quando torniamo a casa non so da dove cominciare perché la terra arriva nei pannolini. Un giorno le abbiamo portate dentro la stalla, ancora noi abbiamo i capretti, stiamo allattando, adesso ce n'è una sola, stiamo allattando questa capretta. Allora la grande, 2 anni, già è interessata a dare il latte alla capretta, la piccola era a terra e io vedevo che prendeva da terra e lo metteva nelle mani ed era particolarmente interessata a questo terriccio che c'era per terra, che poi abbiamo capito era la cacca della capra, che era a palline. Siccome era a palline era incuriosita da questa forma. E io avevo fatto un percorso sull'arancia amara. Sì, qui premettevo insomma chi siamo. In particolare noi teniamo molto al fatto della terza generazione, perché mio nonno entrò lì come garzone, ragazzo a giornata. Poi il vecchio proprietario, vedendo che era un uomo di cui si poteva fidare, lo ingaggiò, diciamo, definitivo, fin quando ci fu la riforma agraria e quindi divenne mezzadro. E una cosa che mi emoziona particolarmente è il fatto che mio nonno rimase mezzadro fino all'87. Non era proprietario fino all'87. Finalmente riuscì a comprare la terra, ci fu un'occasione, la terra in cui ha passato una vita insieme alla moglie e ai figli, e 6 mesi dopo è morto. Quindi morire da padrone là dentro. E questa cosa veramente, quando noi arriviamo là, ci troviamo l'agrumeto, siamo onorati perché portiamo avanti la fatica di una vita intera. Cosa che al giorno d'oggi non è scontata, perché io posso lavorare un'intera vita e le mie figlie fare altro. Invece noi già siamo la terza che continua ad andare avanti con questa tradizione, diciamo. Appunto facciamo moro, tarocco e mandarino. E sì, il percorso sull'arancia amara, diciamo, alla finalità di andrò molto veloce visto che mio marito si è dilungato, alla finalità di far scoprire anche l'arancia amara, che al giorno d'oggi non si trova completamente. Se ne parla pochissimo, se non in occasioni rare, forse per le marmellate. È un percorso che proponevo alle scuole medie e superiori, quindi ci sarà una breve storia dell'arancia amara, le analisi, delle caratteristiche e l'utilizzo del frutto. Non solo del frutto, ma anche della buccia. Quindi ricollegandosi poi al fatto che non si butta via niente, dalla polpa facciamo la marmellata, con le bucce ci facciamo le scorzette. E ci sarà in questo percorso ideale, diciamo, un'escursione in azienda alla ricerca dell'albero di arancia amara, ci sarà la raccolta del frutto e il laboratorio manuale. Questo è un po' il programma, le 9 insomma l'arrivo in azienda, i saluti, l'inizio dell'escursione, poi una pausa, i laboratori, la degustazione a base di arancia amara e alla fine la valutazione della visita e i saluti. Lo staff ovviamente saranno 2 operatori, uno che conduce la visita e l'altro il laboratorio di cucina. Lì sempre le nostre figlie sedute sul prato, che al giorno d'oggi non è semplice, non è scontato vedere dei bambini che giocano seduti sul prato, perché si va nelle villette dei paesi e si ci deve spaventare che si ci trova la cacca dei cani in mezzo alla terra. Sì, questo è un po', diciamo, poi quello, le indicazioni per la scuola, il costo di 5 euro, i partecipanti, gli accompagnatori godono di ingresso gratuito, le intolleranze o allergie, perché insomma è una cosa che si deve tener conto, e poi dei contatti. E alla fine le nostre mascotte, Sanduzza, Nella l'ultima arrivata, Greta, Moro e Tarocco. Thank you.
Allora, come potete vedere, io sono Raffaella e già siamo un'azienda didattica. Allora, questa è la nostra azienda. Allora, noi, l'azienda agricola Cagliari, è legata da generazioni, è un'azienda contadina ed è fortemente legata alle tradizioni ed è grazie proprio al lavoro che si è evoluto. Infatti siamo nati come azienda ceralicola zootecnica, però con gli anni, grazie al progetto imprenditoriale in cui ha creduto mio padre, ci siamo evoluti. Mio padre ha creduto in un progetto imprenditoriale legato al recupero della qualità dei tradizionali prodotti agricoli. E noi siamo un'azienda agricola, sita in contrada Granieri, diciamo un territorio ibleo, ed è una superficie di circa 100 ettari ed è coltivata oliveti, carrobeti e mandorleti. Noi in modo particolare produciamo olio top Monti Blei e biologico. E la filosofia che ci guida nella gestione della nostra azienda si fonda sull'idea che la conoscenza è basata sull'esperienza diretta di ciò che ci circonda e questo fa meglio collegare, diciamo, e costruire il rapporto sano ed equilibrato tra l'ambiente e la terra. E così, da questa filosofia è nata anche una fattoria didattica all'interno della nostra struttura, e questo, diciamo, legame che si crea nel mettere a contatto la realtà della città con quella della vicina campagna fa meglio comprendere così il ruolo dell'agricoltore, che è il testimone e custode delle ricchezze ambientali e culturali del territorio. Qua ci sono alcune foto. Però ci poniamo delle finalità e degli obiettivi nelle attività che seguiamo: sensibilizzare i ragazzi alle conoscenze del proprio territorio e delle risorse ambientali per un maggiore rispetto e tutela dello stesso, creare interesse per la riscoperta del territorio, delle risorse. Non vi vado avanti. Qui ci sono alcune foto. Abbiamo creato un evento nel 2012 che è stato la mietitura e appunto la spagliatura del grano. Promuovere l'educazione ad una corretta alimentazione per favorire la crescita della consapevolezza delle proprie abitudini alimentari e della qualità dei prodotti tipici locali fra i ragazzi. Far conoscere la stagionalità dei prodotti, infatti produciamo mandorle, carrube e olive. Normalmente i percorsi didattici vengono modulati in base all'età, al linguaggio e gli strumenti differenziati in base alla fascia d'età. Proponiamo questi percorsi didattici: misteri e le virtù dell'olio, e se parlassimo di energie, dal grano pane e gli animali della fattoria e a passeggio nel bosco. Siccome da quest'anno che ho iniziato e mi hanno accreditato come fattoria didattica, finalmente il comune mi ha dato l'ubicazione, ho potuto, diciamo, testare solo due percorsi, tra cui i misteri e le virtù dell'olio e a passeggio nel bosco, in modo particolare trattando l'argomento del carrubo. Parlare, diciamo, un po' della storia dell'ulivo. Il nostro oliveto conta circa 3.500 piante di varietà tipiche del territorio ebleo, tra cui Moresca, Nocella Rettennea e Tonda Eblea. Parlare appunto delle decenni storici e delle curiosità dell'olio, che cos'è l'ulivo, come si raccolgono le olive, i vari tipi di olio. Infatti li ho portati a fare un'esperienza diretta, hanno raccolto le olive, insomma i bambini si sono divertiti, ma questa è un'esperienza che si può fare solamente in un determinato periodo dell'anno, tra cui settembre e ottobre. Poi la spiegazione di come vengono trasportate le olive al frantoio: noi non abbiamo un frantoio, però posseggo, diciamo, un video, un cartone animato per i bambini. C'è questa oliva che entra nel frantoio, insomma, e far conoscere i nostri oli. E poi abbiamo l'imbottigliamento, fare una visita guidata all'interno per conoscere gli attrezzi. Poi dal 2012, in questo percorso, se parlassimo di energie, dal 2012 la nostra azienda si è dotata di un impianto fotovoltaico, quindi a livello di energia possiamo dire che siamo quasi autonomi. Questa è una potenza di 15 kWh. E così fare vedere appunto, conoscere l'energia solare, i consumi, il risparmio e la produzione di energia, e far capire che le risorse
risorse, sole, acqua, vento, sono risorse naturali. E poi il percorso dal grano al pane, capire come da un chicco, da un semplice, da un piccolo prodotto si può ottenere la farina e tutti i derivati. Che cosa fanno gli obiettivi che si ottengono? Qua abbiamo fatto un evento anche sulla panificazione e gli animali della fattoria. E cosa mangiano, cosa rappresentano, come sono fatti, cosa producono, insomma fare una visita dell'azienda. E poi questo è stato un altro percorso che ho fatto, aspetti storici e botanici e campi di impiego del carrubo. Alcuni bambini non conoscevano assolutamente la pianta del carrubo. L'hanno assaggiato e gli è anche piaciuto, perché gli ho spiegato il fatto che si avvicina molto al sapore del cacao e quindi loro hanno trovato questo piacevole vario gusto. Che cosa dispone la mia fattoria didattica? Non me lo posso accogliere circa 60 bambini. E possibilità di accogliere scolari sparsi coperti riscaldati in caso di maltempo, e il pasto è pranzo a sacco e il periodo diciamo è tutto l'anno. Due frasi che mi hanno colpito questo percorso sono state: la vita deve ricominciare dalla terra, da dove ha avuto inizio, e nulla succede per caso, ma tutto è frutto del lavoro e della passione dell'uomo. Grazie per l'attenzione. Io sono Manuela dell'Agriturismo Stalleini, è un agriturismo, un'azienda agricola a conduzione familiare e niente, stiamo cercando di diventare anche un'azienda didattica, quindi questi sono un po' i percorsi che ci siamo immaginati, ma uno in particolare l'abbiamo anche sperimentato, come diceva prima mia madre. E quindi l'azienda si trova nel territorio di Noto, ma è praticamente a 7 km dal comune di Canicattini Bagni, che quindi è il comune più vicino. Si trova appunto sulla Mare Monti e si estende per 37 ettari. La produzione più importante è l'olio extravergine d'oliva e il vino, tra cui il moscato bianco DOC di Noto e anche una piccola quota di malvasia. Abbiamo usufruito dei finanziamenti europei per quanto riguarda il rimboschimento e quindi la lotta al dissesto idrogeologico e un progetto per la salvaguardia della biodiversità come agricoltori custodi. L'area, tra l'altro, su cui ricade l'azienda è ricca di presenze storiche, tra cui una necropoli bizantina, un torchio scavato nella roccia, un pozzo per la raccolta delle acque piovane, che quindi fa capire come quell'area era un'area molto vissuta dalle popolazioni del tempo. I percorsi didattici che ci siamo immaginati sono appunto quelli della vendemmia, il tempo e la storia, grazie anche alle presenze e alle risorse che abbiamo nell'azienda, e poi tanti altri che ancora dobbiamo strutturare. Quello della vendemmia l'abbiamo realizzato grazie appunto alla collaborazione con una scuola di Siracusa, una scuola elementare, ed era la finalità è quella appunto di divulgare la conoscenza della trasformazione delle uve in mosto prima e in vino dopo. E con i bambini è anche bello perché all'inizio è un succo di frutta, non è una bevanda alcolica. Quindi tutti i passaggi della vendemmia, la pigiatura, che si può fare appunto ancora come si faceva ai tempi con i piedi, quindi i bambini sono molto contenti di farla in questo modo.
e quindi anche la misurazione del grado zuccherino è importante per la riuscita, insomma, di un buon vino. Queste foto infatti sono state scattate durante questa sorta di sperimentazione del percorso didattico. Infatti vedete mio padre che stava misurando il grado zuccherino e poi l'ha fatto leggere ai ragazzi stessi, e tutti quanti poi potranno assaggiare subito dopo la pigiatura questo succo di frutta. Completata la pigiatura si passa alla torchiatura e dopo alla sistemazione del mosto nelle botti. Poi ciascun gruppo di partecipanti, che comunque non dovrà superare le 30 unità per far riuscire a tutti appunto a partecipare attivamente al percorso, e sarà seguito dai tutor aziendali che hanno appunto, grazie alla SOAT, sono riusciti ad avere il titolo di operatore di fattoria didattica e sono entrambi laureati comunque in scienze agrarie. Il programma di massima era appunto organizzato con un arrivo del pullman in azienda alle 9.30 e l'organizzazione dei vari gruppi nel percorso guidato al vigneto, che si trova poco distante comunque dall'ingresso dell'azienda, che è raggiungibile anche a piedi. Dalle 10 alle 10.30 quindi questa raccolta manuale dei grappoli e anche una... l'esperienza appunto della raccolta tutti insieme, come si faceva ai tempi, quindi che era anche un evento ricreativo. E poi dalle 10.30 alle 11 un ritorno al centro aziendale con una ricreazione, una merenda offerta dall'azienda, che consiste in biscotti o comunque pane condito con l'olio o con le marmellate a seconda. Dalle 11 alle 12 una dimostrazione delle due fasi di pigiatura ed esecuzione di ogni partecipante con l'assaggio del mosto, la dimostrazione della torchiatura che è eseguita con torchio meccanico e il successivo stoccaggio del mosto nelle botti, tutto ciò sempre all'interno dell'azienda, della cantina all'interno dell'azienda. Dalle 12.30 alle 13 c'è un gioco di valutazione finale dell'esperienza e quindi cosa ti è piaciuto di più, cosa hai imparato oggi, sempre con l'utilizzo di strumenti, quali colori, cartelloni, ma anche altre risorse. E alle 13 saluti con l'accompagnamento al pullman per il ritorno a scuola. Il costo previsto è sempre quello di 5 euro come più o meno gli altri, e questo include tutte le attività, la merenda, la degustazione e appunto è prevista l'assistenza anche da parte dei docenti, che comunque dovrebbero aiutare e agevolare la gestione dei percorsi. Il percorso Il tempo e la storia invece viene proposto per migliorare la consapevolezza delle radici e quindi della storia del proprio territorio e stimolare anche la curiosità dei partecipanti a rivivere quei luoghi dove le civiltà passate appunto sono state. E il percorso è tutto svolto all'aperto, quindi è importante che ci sia anche un buon clima e appunto si può godere durante questo percorso, durante la camminata, del paesaggio e dei suoni della natura circostante. La durata del percorso per le scuole è di 5 ore e c'è la possibilità anche di essere ampliato con un percorso pomeridiano per chi lo richieda. E all'interno dell'azienda abbiamo detto è presente un cospicuo numero di tombe e di ambienti rupestri. Le tombe sono bizantine e anche la cisterna per la raccolta delle acque piovane e i resti del torchio scavato nella roccia. Sempre il programma è più o meno simile: l'arrivo alle 9.30, l'inizio della visita alla cava di pietra e alla cisterna con le spiegazioni in parte e i giochi per lo più per capire anche il funzionamento di questi reperti. Alle 11 ritorno al centro aziendale per questa ricreazione e alle 11.30 una passeggiata all'interno del progetto del rimboschimento per raggiungere poi la necropoli. E ovviamente all'interno del progetto di rimboschimento si potrebbe fare un percorso Il mio amico albero, come prima citato da Lorenzo,
E poi alle 12 ciascuno dei partecipanti sarà invitato sempre sempre come una sorta di gioco, a raccogliere un oggetto durante la sua passeggiata di ritorno alla necropoli e utilizzarla per il gioco di feedback di valutazione che sarà fatto successivamente. Alle 13 saluti, il costo è sempre lo stesso. E grazie. Siamo gli asini, ok. Sì, ecco, mi ricordava il collega che sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso come operatore di fattorie didattiche. La manifestazione di interesse è pubblicata sul sito dell'Assessorato regionale all'agricoltura. Comunque, chiunque volesse avere maggiore delucidazione può venire in ufficio, abbiamo le domandine pronte per essere compilate, grazie. La scadenza è il 20 febbraio, intorno al 10 febbraio, perché era scadenza il 23 di gennaio ed è stata prorogata per qualche 20 giorni. Con questo mestiere. Ora sono 8 anni che allevo asini ragusani, un po' perché è un animale in via di estinzione, un po' perché lo addestro 4-6 ore al giorno e vedo che ottengo sempre risultati eccezionali perché è un animale molto intelligente. E io ho iniziato come allevatrice, solo questo sarei dovuta rimanere. Poi, siccome ho visto che mi cercavano i bambini, venivano tanti bambini, persone che avevano problemi, non lo so, ho avuto un riscontro, io non mi sono mai fatta pubblicità, niente, ho avuto un riscontro su tutto quello che mi circondava, in ogni ambito, perché com'è inutile che ripeto quello che dicevamo prima, si prestano a un'infinità di cose. E io perciò mi sono, diciamo, avventurata in questa scelta, ripartendo da zero, non come azienda agricola in particolare. Quindi ho iniziato a acquistare terreni, ho iniziato a avvicinarmi io stessa all'agricoltura, che proprio prima non avrei saputo assolutamente da dove iniziare. Devo dire che dopo 6-8 anni capisco tutto quello che abbiamo parlato fino ad ora, quindi inutile neanche che però se riuscirò entro quest'anno a finire e a realizzare un posto dove per sistemare meglio loro, per realizzare un allevamento nuovo, diverso dal solito, un allevamento di animali che sì, sono in via di estinzione, ma che penso che non si conosca niente di questi animali.
sia arrivato il momento, non solo io, tante altre aziende che come me allevano asini, perché non ci sono solo io, e che dietro con me lavorano con i prodotti naturali, con le cose tutte a base di latte. È diciamo un alimento che secondo me di nuovo deve essere valorizzato, che abbiamo perso. E poi, siccome ancora non c'è nulla, perché io ripeto, sono ancora nel centro dei lavori per realizzare questa azienda, mi sto informando, sto partecipando e sto cercando di creare qualche cosa non fatta tanto per fare, ma che abbia un senso sia per chi viene da me, per i bambini che vengono da me, per le persone che... una preparazione anche mia, in modo che possiamo poi crescere insieme. Perciò... ecco, questo è quello che praticamente ho detto prima, cioè che noi sono forse solo 6 anni che abbiamo questi animali e siamo anche noi a livello familiare e siamo sempre con loro, dalla mattina alla sera. Viviamo una realtà diversa, una realtà che io penso che chi sta in città o chi non conosce possa benissimo venire a viverci insieme a noi, a lavorare insieme a me, che non è niente di difficile, anzi è un aspetto bello della vita, perché loro sono loro, ma poi anche gli animali in generale, penso che ci possano aiutare poi a stare nel mondo in cui viviamo, come traduttori di emozioni, come per tante cose sono utili, non solo così, ma anche proprio nella società, con tutti i problemi che ci sono, e tutti i bambini che hanno problemi, sia per interagire con gli altri, insomma, ce n'è, penso che approfondendo sicuramente realizzeremo tanti aspetti, soprattutto per quanto riguarda le problematiche anche sociali che ci sono adesso, che vediamo insomma tutti i giorni. Ecco, come vedete mi chiamano sempre per tutte le occasioni possibili e immaginabili, perché mi cercano, e come programma è un programma molto, molto semplice, perché l'unica cosa che posso proporre io è il primo approccio con gli animali. E provare come veramente si può introdurre il latte in un'alimentazione giornaliera normale, si può usare per fare tantissime cose il latte d'asino, e poi soprattutto posso far provare alle persone come si fa a mungere un animale del genere, che non è niente di strano, non è niente di... è una cosa interessante ed è anche divertente, perché io ogni volta mi diverto insieme a loro quando facciamo queste esperienze. Altrimenti c'è un'altra attività, un altro programma un po' più lungo, dove è tutto, cioè diciamo ancora è in fase di, devo sistemare, però in pratica sempre riguardante tutti i giochi che si possono fare con loro, come interagire con loro e quali sono i prodotti che faremo, che io poi comunque faccio tuttora, perché io lo uso anche io in cucina, perciò... è a posto, basta così. Da 5 anni che ho iniziato con l'azienda agricola, che avendo ereditato dei terreni, non ho voluto lasciarli così, visto le fatiche che ha fatto mio padre, mio nonno, a portare avanti tutti questi terreni, mi sono un po', diciamo, messo in gioco. Ho iniziato così, appunto per gioco, facendo il mercato del contadino, e mi ha appassionato questa avventura e sto cercando di andare avanti. E innanzitutto la nostra azienda produce agrumi,
abbiamo due agrumeti di arancia rossa. L'arancia rossa nelle due qualità di Moro e Tarocco sono dei vecchi cloni che non se ne trovano più, li stiamo conservando. E non abbiamo voluto fare dei nuovi innesti appunto perché vogliamo conservare questa arancia. Abbiamo fatto ancora non abbiamo un'azienda didattica perché da poco ho fatto il corso, però abbiamo fatto delle sperimentazioni portando delle persone in azienda a far raccogliere direttamente le arance nell'agrumeto. Quindi ognuno di loro le ha raccolte, però con persone adulte. Ognuno di loro le ha raccolte e poi le hanno portate a casa. Dicevo che produciamo agrume e olive. Dove abbiamo le olive? Ho deciso di fare questa, se ci riesco a fare questa azienda agricola, perché il posto è bellissimo, è una zona rurale, dei terreni che mio padre ha avuto con la riforma agricola negli anni 50, e quindi proprio in questo terreno c'è un sito archeologico con delle grotte risalenti al periodo neolitico e paleolitico, e quindi la zona c'è anche un piccolo fiume, la zona si presenta bene per fare appunto questi percorsi naturalistici. Infatti abbiamo un sacco di, nel posto crescono un sacco di piante aromatiche e selvatiche, perché essendo un sito archeologico, essendo un sito preistorico, i nostri antenati si cibavano appunto tutte queste cose. Una cosa volevo dire, vi ho portato un po' di arance così le potete assaggiare, e le marmellate che facciamo noi nella nostra azienda. Grazie. Rimane l'agricoltura. Ok, grazie. Ah sì, va bene, la sostituiamo con l'altra precedente. Rimane l'agriturismo il melograno che si trova su Modica, che si vuole due parole, giusto giusto, oppure preferisci? Visto che siamo subordinato per il turno. Buonasera a tutti, sono Salvatore Cassarino, un agriturismo a Modica che si chiama il melograno, ce n'è uno omonimo qua, ma non facciamo concorrenza, anzi portiamo avanti il nome, speriamo tutti in modo valido e dignitoso. E noi partiamo anche noi come azienda agricola, principalmente da quasi 10 anni, anzi quasi 11, siamo diventati agriturismo. Da qualche anno abbiamo messo a punto anche una nuova linea di prodotti trasformati che commercializziamo, sono i legumi già cotti, pronti, che distribuiamo diciamo in diversi punti vendita anche su Ragusa, Siracusa, con il marchio La Liguveria. Quindi l'azienda nostra nasce principalmente come azienda agricola, produttrice di cereali, olio, carrubbe e legumi. Legumi in particolare fava cottoia che siamo riusciti a, diciamo, è diventata anche presidio slow food da quest'anno, e che è particolare proprio la fava cottoia perché ha una caratteristica di cocibilità che è data solo dal terreno di alcune contrade del territorio di Modica, perché la stessa fava si può coltivare e produrre un po' ovunque, però la caratteristica di cocibilità viene data solo da determinate zone per le caratteristiche chimico-fisiche che ha il terreno. E quindi oltre a fare questo, quindi, essendo agriturismo, abbiamo avuto già diversi ospiti, le diverse scolaresche che venivano solo per il pranzo per fare dei buffet. Da lì è nata anche l'idea di diventare anche un trasferimento di culturale, di far sì che i bambini possano apprendere
facendo e toccando con mano, diciamo, quello che l'azienda agricola e la campagna può offrire, e quindi l'idea di iniziare anche questo percorso come fattoria didattica. Diciamo, nasce proprio dall'idea che se ai bambini si riesce a fare con mano determinate cose, io fra l'altro avendo tre figli ho vissuto proprio un po' questa esperienza man mano, che se tu riesci a, se loro vedono o leggono in un conto, ma se fanno, memorizzano meglio e capiscono di più e diciamo si riesce a trasferire un bagaglio culturale maggiore. Per mantenere sempre vivo, diciamo, un po' quell'apporto con la natura, con la campagna, che alla fine ha alla base un po' della cultura e dell'essere umano stesso. Non mi dilungo più, grazie per tutto quello che si è fatto. Ah, una cosa interessante che ho visto quest'anno qua ad Agrimontana, mi è piaciuta molto, tutti i giochi di una volta che erano presenti, diciamo, nella manifestazione, e io, diciamo, già avevo iniziato a riprodurre alcune cose, ma qua sono state riprodotti in modo proprio originale e simpatico come idea, che l'ho apprezzata moltissimo. Bene, adesso passiamo alla premiazione, alla consegna degli attestati. Scusate. Prego. Vero? No, soprattutto perché ognuno di voi ha suscitato in me un'emozione, ognuno diversa dall'altra, però ognuno di voi appunto è in un adulto, figuriamoci in un bambino, che vuol dire nei confronti di un bambino l'esperienza diretta con... Allora, intanto io vi ringrazio perché sentire le vostre esperienze mi ha fatto un po' ritornare, diciamo, non bambino, ragazzo, vengo anch'io dalla campagna, sono figlio di coltore diretto, sono cresciuto a pane e terra, diciamo, e il sentire, soprattutto da parte dei giovani, l'amore con cui hanno esposto questi progetti mi fa capire che veramente un futuro c'è. Speriamo che ci sia un'inversione di tendenza. Abbiamo avuto noi dei riscontri con le ultime programmazioni, con l'insediamento dei giovani, soprattutto con l'ultima programmazione, che non è stata soltanto l'elargizione di un premio, ma prevedeva l'investimento per cui il giovane si è dovuto mettere in discussione, perché non si metteva in tasca i soldi, ma come minimo doveva spendere tutto e metterne un'altra quota pari al premio che prendeva, e in molti casi si è armato di coraggio e ha fatto degli investimenti. Vedo con piacere che alcuni nomi io mi passano sotto come decreti, come che vedo la carta d'identità, sono delle realtà che stanno andando avanti. Vedo anche come, cioè, aziende che conosco, cioè la Manuela Sarcià, ha dimenticato di dire che c'è un altro finanziamento, forse lei era piccola quando io sono venuto a collaudare il vostro agriturismo, e allora dicevo, ma ho detto, Sarcià, non aveva coraggio, perché fare un agriturismo in quel posto, che è un'area interna, uno che ci va la prima volta dice, ma qua è un messi scappusi di ruzzo, come si suol dire, cioè, perché uno, però... Come era allora? Stiamo parlando, io parlo del 2006-2007, quando ho fatto una ricerca con l'anno, sono passati quasi 10 anni oramai, allora sicuramente qualche volta ci farò per la curiosità di capire e di vedere quello che sicuramente ho visto nelle immagini, ho visto la volontà, anche la realtà questa dell'allevamento degli asini, ed è una cosa che potrà ancora svilupparsi a mio avviso, e tutte le altre realtà, la realtà della fava cottoia della provincia vicino a Ragusano, che è un'altra realtà, l'azienda Cagliari che conosco da più di 20 anni, cioè, e tutte le altre che vedo presenti, ma vedo soprattutto dai vostri occhi l'amore, la passione che state mettendo. In cuor mio mi auguro anche che, perché c'ho mia figlia che ora ha preso la laurea ancora magistrale in scienze e tecnologie delle produzioni animali e ha iniziato il percorso della laurea magistrale, che
potrà portare a termine fuori sede in questo momento, ma che ritorni con lo stesso, è un augurio che faccio a me stesso, con lo stesso entusiasmo e con lo stesso amore di riprendere, perché io l'ho messa da parte, quando io sono entrato nell'amministrazione regionale ho messo da parte non perché non volevo fare, ma perché ho detto per me è un servizio e io mi sono messo a servizio delle aziende agricole del territorio per cercare di dare un'altra immagine di quella che è la macchina burocratica. Spero di esserci riuscito, la mia soddisfazione, una soddisfazione che ho avuto oggi, stamattina, il riconoscimento da parte dei colleghi, è che abbiamo chiuso a tempo di record, in appena 22 giorni, una delimitazione di una declaratoria che è la calamità naturale che si è abbattuta il 1° giugno soprattutto nel territorio di Pechino e Portopalo, dove molte aziende, guardate, sono veramente sul lastrico. Un disastro, cioè vedere io gente di, cioè qua stiamo vedendo tutta la serie, ma lì vedere gente di 60 anni, 65 anni, vedere distrutto tutto il loro, cioè quello che avevano investito, crollato, cioè aziende serricole completamente, veramente distrutte, cioè gli investimenti che erano stati fatti con anni e anni di sacrifici e non sanno più come iniziare. Speriamo che si riesca a dare dei ristori e la possibilità di riprendere per queste aziende, perché in questo periodo di crisi, con tutta la cosa, subire un danno per una nevicata a Portopalo di Capopasso, dove siamo più sud della Tunisia, mi pare che da un punto di vista di dove siamo più sud, e siamo sul mare, cioè perché una nevicata a Venezia ancora può, ma a Portopalo, cioè stamattina con noi c'era il professore Pisana, non so se qualcuno lo conosce, ha insegnato al professionale, ha 70 anni, non di Portopalo, ha sempre vissuto a Portopalo, non ricorda mai la neve a Portopalo. E in quella situazione, cioè, lì è stato veramente un disastro, altro che terremoto, un'avversità atmosferica che per quell'economia ha veramente rappresentato un disastro. Passiamo a questa consegna. È tardi. Allora, Astone Rosalba. La foto mi ricordo. No, una foto. Dopo. Anzi, no, dobbiamo mettere così, no? E questo è il... Brancato, concetta. Accento. Concetta. Carla di Raffaella. Raffaella. Concetta. Ah. Concetta. Spegni. Correttore, sì o no? Mi piace correre. Sì. Non dobbiamo correre. Mi state, mi sbagliano. Raffaella. Salvatore Cassarino. La Monica, controllo. Cognitore Silvia, dove sono i presidenti? Ah, è il papà, ma ho sbagliato, che c'è?
Va bene, io vi ringrazio, la serata capisco che è stata lunga, spero che comunque sia stata interessante. Una, scusate un attimo, una breve... Leone al figlio! Con la signora abbiamo avuto una storia particolare, prima all'ultimo non si è mai saputo. È preso un consiglio tuo, allora. Ok. Ma li abbiamo, no? Toni, pronto? Ok. Ma tanto in mano? Sì, senza. Saluta. Ah sì, con i colleghi, una foto con i colleghi, perché ringrazio Salvatore, Anna e Carlo, perché se, perché un incontro nasce dalla collaborazione di tutti. Davanti ci sono io, ma... Le braccia... Allora, possiamo organizzarci? Lo staff. Ora fra l'altro siamo diventati tutto un po' tranquillo. Cioè io avevo mostrato e poi mi raggiungete di nuovo. Finisci, ok, una breve conclusione. No, solo rimaniamo a disposizione per diciamo questa necessaria assistenza tecnica e percorso che dobbiamo fare insieme alle fattorie didattiche. Non si termina col corso, ma si inizia. E da quello che ho visto anche dai percorsi c'è molto da fare. E quindi non esitate a mettere in contatto con noi, sia per entrare a lavorare in rete, sia eventualmente per aderire al ponte dei bambini, sia per migliorare quello che avete proposto. Le sezioni operative sono a vostra disposizione in questa direzione. Ah, ok. Grazie a tutti quelli che questa sera sono stati presenti. Adesso un piccolo assaggio di prodotti locali. Grazie e buona serata. Ringrazio le scuole, ringrazio le organizzazioni, ringrazio tutti. Corsisti, volete una foto di gruppo? Corsisti, solo corsisti? Ok. Ora sarà